Civiltà degli Aviani Blu, via Irena Velázquez, 11 luglio 2021, traduzione Marina. Saluti, io rappresento la civiltà degli Aviani Blu. Vengo in pace a presentare me stesso e la mia razza. Il mio nome è Tear Eir. Siamo esseri pacifici che credono nella dichiarazione del primo creatore che siamo tutti uno. Siamo umanoidi, ricoperti di piume blu indaco sui nostri corpi. Veniamo dalla settima dimensione e da dimensioni superiori. I nostri maestri sono esseri multidimensionali della dodicesima densità. Siamo snelli e alti 2,5 metri. La nostra forma preferita di comunicazione è telepatica. Abbiamo anche sviluppato un nostro linguaggio e possiamo comunicare con il linguaggio dei segni usando una mano. Abbiamo visitato la Terra un paio di miliardi di anni fa. Ci piace spostarci e non rimanere troppo a lungo in un posto. La mia civiltà si è evoluta da piccoli uccelli ed è diventata avanzata sia spiritualmente che tecnologicamente. Le nostre navi spaziali sono enormi, delle dimensioni di un intero pianeta, con l'aspetto di una sfera rotonda. Quando siamo fermi con la nostra nave, nessuno può raggiungerci, specialmente le forze negative. Blocchiamo appositamente tutti i portali nella zona. Sono un custode della pace, quindi viaggio in molte galassie, universi e sistemi stellari diversi e partecipo alle riunioni per mantenere la pace nel cosmo. Non tutte le razze vogliono la coesistenza pacifica, come gli orioniani, gli arconti, i rettiliani e così via, che amano distruggere e schiavizzare altre civiltà. Lavoriamo a stretto contatto con l'Alto Consiglio Pleiadiano, la Federazione Galattica di Luce e molte altre alleanze. I maestri fanno del loro meglio per condividere la nostra saggezza con altre razze. È importante per noi diffondere il nostro credo di vivere in armonia e pace con gli altri esseri. Mi piace usare il teletrasporto per vedere i miei studenti, poiché sono un maestro di dodicesima dimensione. Quando l'umanità passerà alla quinta dimensione, abbiamo in programma di venire a visitare il vostro pianeta e condividere con voi la nostra illuminazione e conoscenza. Ognuno di voi è un creatore e può creare il proprio futuro e non avete bisogno di nessuno che vi dica come, poiché siete esseri multidimensionali sul punto di creare una nuova Terra. Vi raccomandiamo di usare il vostro discernimento su ciò che è meglio per voi, poiché troppi nella vostra realtà stanno cercando di confondervi e distrarvi dal vostro vero scopo di creare il paradiso sulla Terra. Con ogni momento che passa, il velo sta diventando sempre più sottile e nessuno sarà più in grado di nascondere la verità all'umanità. Arriverà il momento in cui coloro che vi hanno maltrattato e mentito pagheranno il loro debito per tutto quello che hanno fatto alla civiltà umana. Tutti i segreti nascosti all'umanità stanno emergendo proprio ora. Le entità oscure stanno iniziando a correre senza guardarsi indietro. E la verità è che molti eventi positivi stanno accadendo ora sulla Terra e nessuno ne parla. Questo cambierà nel prossimo futuro. Sono grato al canale universale per avermi permesso di parlare a tutti voi oggi. Grazie. La verità è davanti a voi. Tear Eir. Voce Marina.